eccoci con il nostro spazio per gli avvisi. Vogliamo iniziare subito chiamando il nostro promo. Overflow, la rivoluzione del regno. Come ormai sappiamo tutti, stiamo attendendo con ansia e con trepidazione la nostra conferenza per il 2018 per concludere l'anno in bellezza. E allora saremo impegnati dal 14 al 16 dicembre e avremo come ospiti speciali i pastori internazionali John e Lisa Bever. Quanti di voi ancora non hanno prenotato il proprio posto per la conferenza? Voglio ricordarvi che rimangono ancora pochi posti disponibili, per cui oggi siete ancora in tempo per prenotarvi andando sul sito paroladellagrazia.it o ancora rivolgendovi in segreteria o al nostro punto informazioni. Inoltre voglio ricordarvi che chi di voi avesse la disponibilità di ospitare uno o più fratelli in trasferta da fuori, comunichi questa disponibilità in segreteria o al nostro punto informazioni. Le famiglie con tre o più componenti, con figli dai 12 anni in su, avranno diritto ad un biglietto omaggio. Per questo è importante, prima di prenotarvi, consultarvi con la segreteria per ricevere il vostro ticket omaggio. Ancora vogliamo pregare per il pastore Gio Porrello, che in questo momento si trova nella Parola della Grazia di Lavagna dal pastore Claudio Bellini. E ancora, è disponibile il calendario cristiano 2019, per cui chi di voi volesse acquistarlo per sé o per regalarlo a qualcuno troverà da oggi piena disponibilità in libreria. Concludiamo questo momento di avvisi annunciando la nascita di Sara, di Daniele e Lidia Terracchio. Accogliamo con un caloroso applauso il nostro apostolo. Alleluia. Allora preghiamo e avremo delle dedicazioni questa mattina, 5 dedicazioni. Siete affamati della parola? Alleluia. Noi non ci staccheremo di un millimetro dalla rivelazione della parola di Dio, non cediamo alle mode. Stiamo fermi su ciò che è stabile nei cieli. E la sua parola è stabile nei cieli. Alzate le mani e preghiamo. Padre, grazie. C'è un'atmosfera soprannaturale su di noi e noi vogliamo, Signore, ancora in questo giorno permettere al tuo spirito di impartire nella nostra vita la verità che rende liberi. Siamo affamati di verità, vogliamo rinnovare la nostra mente e attraverso questo la nostra vita. E vogliamo che la tua vita diventi la nostra vita. Tu sei la vita, chi ha il figlio di Dio ha la vita. E noi vogliamo che la tua vita sia sempre manifesta dentro di noi, nel nome di Gesù, amen. Accomodatevi e vogliamo invitare le 5 coppie che dedicano questi bambini. Sono Davide, Rebecca, Andrea, Mattia e Gloria, che vengono dedicati. Davide Di Salvo e Marta Bonifazio, Rebecca di Toni e Giusi Madonia, Andrea di Luca e Annalisa Ciaramitaro,
Mattia Di Giuseppe e Daniela Casamirra e Gloria Di Lucio e Tania Lazzara. Gioia c'è, pensando a ciò che sei, e quando crescerai, la tua vittoria avrai, sarà il Signor tuo Dio, e tu non fallirai mai. Dio sarà con te ogni giorno, il suo amor per te infinito è. Lui sarà per te una forza, ti incoraggerà e ti proteggerà. Sarà il tuo Dio, sarà con te, sarà il tuo Dio, sarà con te, sarà il tuo Dio, sarà con te. Dio sarà con te ogni giorno, il suo amor per te infinito è. Lui sarà per te una forza, ti incoraggerà e ti proteggerà. Sarà il tuo Dio, sarà con te, sarà il tuo Dio, sarà con te, sarà il tuo Dio, sarà con te, sarà il tuo Dio. Alleluia. Momento di grande gioia, dedicare al Signore i doni che Lui ci ha fatto. Stamattina ascolterete una parola potente, che nessuna delle cose fatte è stata fatta senza di Lui e che tutte le cose che sono state fatte per Lui. Questi figli non sono per voi, sono per Lui. Per questo li dedichiamo a Lui. Noi siamo solo amministratori, il padrone è Lui. E questa mattina lo vogliamo riconoscere questo. Ogni famiglia deve servire al proposito di Dio. Dico solo questo, poi preghiamo e li alzeremo davanti alla presenza di Dio. Ascoltate, la parola bisogno non era mai stata conosciuta prima della caduta. Ora ascoltate. Il bisogno rappresenta il fatto che siamo staccati da Dio. Perché Dio provvede sempre ciò che è nel suo proposito. Tu non hai bisogno di provvidenza, tu hai bisogno di entrare nel proposito, perché quando entri nel proposito già è tutto provveduto. Il bisogno è la dimostrazione della caduta di Adamo, perché l'uomo vive per se stesso. Il bisogno fa dire io ho bisogno. Invece, quando viviamo nel proposito, dammi oggi il pane quotidiano. Vivo dipendendo dalla sua provvidenza. Non vivo dipendendo dal bisogno, dipendo dalla provvidenza. L'uomo senza Dio vive attorno ai propri bisogni, l'uomo con Dio soddisfa i propri bisogni nella sua relazione con Dio. E questa mattina voglio dirvi questo, volete provvidenza? Quanti di voi volete provvidenza? Entriamo nel proposito, Dio non provvede per quello che sono i nostri propositi, Dio provvede per i suoi. Quindi miei cari, che bei bambini, doni meravigliosi, belli, preziosi,
più si avvicina il ritorno di Gesù, più belle diventano. È perché Gesù viene a rapire una bella chiesa. Così voglio chiedere ai padri di prendere i bambini, di alzarli davanti alla presenza di Dio, e voi che alzate le mani, perché questa sarà una generazione tremenda. Questa sarà una generazione gloriosa, una generazione che avrà l'accelerazione della rivelazione. Padre, grazie per questi preziosi e meravigliosi doni che tu hai fatto alla tua chiesa e a queste famiglie. Vogliamo, Signore, benedirli, vogliamo dedicarli, santificarli per lo scopo tuo divino nella loro vita, e ti chiediamo un equipaggiamento soprannaturale per i genitori che sappiano impartire il tuo timore, la direzione e la tua parola nella loro vita, perché siano ben orientati fin da piccolo a camminare nella tua volontà ed avere una mente rinnovata attraverso la parola. Noi li benediciamo e dichiariamo salute divina, forza e guarigione. Nessun'arma fabbricata contro loro prospererà, e loro saranno strumenti nelle tue mani per la tua gloria, nel nome di Gesù. Amen e amen. Alleluia. Portateli nel proposito di Dio. E la parola di oggi vi motiverà su questo. Dio vi benedica, ritornate ai vostri posti. Allora, vogliamo ministrare la parola. Siamo per ora al centro delle attenzioni della nazione. Rai, Mediaset, questo significa che più diventiamo visibili, più Dio ci chiede di essere testimoni. La visibilità ha un prezzo. Se nessuno ti vede, nessuno parla di te. Ma quando ti vedono, tutti parlano di te, ma tutti ti osservano e tutti ti studiano. Quindi io mi aspetto un tempo di purificazione nella Chiesa, è un tempo di grande franchezza. Dio fortificherà la Chiesa in una fede forte nella parola, perché la parola è stabile. E vi rendete conto di quanto il mondo sia allontanato dalla verità. Oggi parleremo di essere conformati alla somiglianza di Gesù. E riprenderemo una parte di quello che abbiamo detto domenica scorsa e continueremo sul parallelismo tra il primo Adamo e l'ultimo Adamo. C'è un verso della parola in 2 Corinzi 3:18 che dice che noi tutti, contemplando a viso scoperto, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati. Ognuno dica trasformati, di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. Quanti di voi sapete che abbiamo un grande bisogno dello Spirito del Signore, dello Spirito Santo? Alzate le mani e ditegli: Spirito Santo, io non posso fare a meno di te, non posso essere trasformato senza di te, ogni trasformazione è opera del tua nella mia vita. Io ti invito a continuare l'opera che tu hai iniziato nella mia vita, trasformami di gloria in gloria. E questo è meraviglioso. Abbiamo imparato domenica scorsa, se tu vuoi conoscere Dio, devi sapere che Dio opera per intenzioni originali, e siccome Lui è l'Eterno che non muta mai, le sue intenzioni mai cambiano. Fra un anno sarà lo stesso. Fra un secolo sarà lo stesso, 2000 anni fa era lo stesso, Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Ritorniamo a Genesi, libro delle intenzioni originali, Genesi, libro delle intenzioni originali per la Chiesa, Atti. Andiamo a Genesi 1, verso 26. Perché Dio ha creato l'uomo?
Dio fa sempre tutto con uno scopo. E questa domanda è importante anche per te: perché Dio ti ha creato? Se non sai perché ci sei, non puoi centrare quello che sei. Genesi 1:26, leggiamo. Poi Dio disse: facciamo, fermatevi qua, facciamo. È plurale. Con chi parlava? Qui c'è rivelata la Trinità. La parola Trinità non la trovate nella Bibbia, ma è rivelata fin dalla Genesi. Facciamo. Con chi parlava? Parlava con Gesù, la parola. Nessuna delle cose fatte è stata fatta senza di lui, quindi parlava con Gesù, e nessuna delle cose fatte è stata fatta senza lo Spirito. Quindi Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Il Padre sta dicendo: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. Quindi la sua intenzione originale è stata espressa con la parola. Facciamo. Quindi nella creazione non è coinvolto solo il Padre, è coinvolto il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Verso 27, così Dio creò l'uomo a sua immagine. Lo creò a immagine di Dio. Quindi con chi parlava? Con Dio. Se li creò, disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, e poi dice che li creò a immagine di Dio. Quelli con cui parlava chi erano? Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. Li creò maschio e femmina. L'attribuzione dell'identità sessuale è nella creazione, e la creazione riguarda solo lo spirito, perché qui il corpo ancora non era stato fatto. Li creò a sua immagine. Ascoltate, dov'è la somiglianza? Perché dice che quando li creò a sua immagine? Perché l'immagine non è visibile, è nello spirito. La somiglianza è visibile. Ora voglio che comprendiate questo. L'immagine parla sempre dello spirito, la somiglianza parla sempre di ciò che si vede. La tua condotta si vede. Ascoltate, cosa ha detto Gesù? Da questo riconosceranno tutti che siete miei discepoli. Da che cosa? Dall'immagine o dalla somiglianza? Se avete amore gli uni per gli altri, l'amore si vede, amen? Non si può ammucciare. Amore, ricchezza e denaro, sono tre cose che non si può andare a ammucciare. Bellezza, anzi, amore e bellezza, non si può ammucciare. Per i nordici mettiamo i sottotitoli. Amore, ricchezza e bellezza non si possono nascondere, si vedono. Allora, quindi Dio dice: li creò. Quando li creò a sua immagine. Quindi l'immagine dell'uomo è nello spirito, l'immagine di Dio è nello spirito dell'uomo. La somiglianza è nella condotta, in ciò che si vede. Ma ciò che si vede deve essere visibile, perché lo spirito non è visibile. Quindi ciò che si vede attraverso il corpo. Quindi quando Dio formò il corpo dell'uomo dalla polvere della terra, lì l'uomo assunse la somiglianza. Ma come abbiamo letto, subito Dio lo creò a sua immagine, somiglianza non viene trattata, perché l'immagine ha a che fare solo con lo spirito. Questo deve essere molto chiaro per noi, perché l'immagine Dio gliel'ha data subito all'atto della creazione. Quando una persona è nata di nuovo, se uno è in Cristo, egli è una nuova creazione, una nuova creatura, significa che Dio ti ha dato uno spirito nuovo. Ma
E se hai uno spirito nuovo che ha creato all'immagine di Dio, questo non significa che hai la condotta esatta come Dio la vuole. Quello è l'inizio di un processo affinché tu possa essere conformato alla somiglianza di Dio. L'immagine si riceve in maniera istantanea, la somiglianza è un processo. Amen? Abbiamo dedicato i bambini. I bambini non hanno la faccia che avranno da adulti. C'è un processo di cambiamento continuo. Se vedete l'album delle fotografie dei vostri figli, vedete quanto sono cambiati da quando sono nati a ora. C'è un processo. Si cambia. Ciò che non cambia muore. Solo chi è morto non cambia. I vivi cambiano. Ora andiamo a vedere che è successo con Adamo dopo la caduta. Quindi abbiamo visto l'intenzione originale di Dio. Cosa vuole Dio sulla terra? Qualcuno che governi avendo la sua immagine e la sua somiglianza. Amen? È chiaro questo? Dio cambierà mai questa intenzione? No. Qual è il significato della parola immagine? Nel testo originale ebraico, che è il testo delle intenzioni originali, mentre per la Chiesa il testo è greco, per l'uomo è ebraico. La parola immagine e somiglianza sono due parole diverse. Tishlem e demut. Immagine, somiglianza. Nel Nuovo Testamento la stessa parola, secondo il contesto, può diventare immagine o può diventare somiglianza, ed è icon, da cui viene la parola icona. Quindi quando questa mattina leggeremo, chi ha tradotto nella nostra lingua naturalmente ha tradotto secondo il livello di rivelazione che aveva, quindi ha usato la parola che a lui è sembrata congeniale. Cosa ha detto? Che noi dobbiamo essere conformati all'immagine, ma se l'immagine è istantanea non è un processo. Ecco perché ho detto conformati alla somiglianza, poi lo leggeremo questo. Ma sapete che significa la parola immagine anche nel testo originale ebraico? Significa ombra. Significa rappresentazione. In altri termini, Dio cosa ha fatto? Nella sua mente creativa ha voluto proiettare ciò che c'è nell'eternità, proiettarlo nel tempo sulla terra. Cioè l'immagine dell'invisibile Dio diventava visibile nell'uomo come la proiezione di un'ombra della realtà di Dio. Allora, quindi notate, ombra significa che se c'è l'ombra c'è la realtà. L'ombra parla della realtà e non c'è ombra senza la realtà. Se tu vedi l'ombra, l'ombra preannuncia la realtà. In altri termini, l'uomo era stato fatto per fare conoscere Dio invisibile nel visibile. Allora, andiamo a Genesi 5:3. Leggiamo Genesi 5:3. Che succede dopo la caduta? La caduta succede in Genesi 3. Genesi 4 ci sono le prime manifestazioni della natura umana decaduta, difatti c'è il primo omicidio di Caino che uccide Abele. E poi si parla del Adamo, visse 130 anni e generò un figlio a sua somiglianza, conforme alla sua immagine, e lo chiamò Set. Cosa ha prodotto la caduta?
si è persa l'intenzione originale di Dio, che l'uomo doveva avere la sua immagine, la sua somiglianza. Adamo perde quello che è l'immagine di Dio, la somiglianza di Dio, e comincia a procreare, a generare secondo la sua somiglianza e secondo la sua immagine, l'immagine di caduta. E anche noi siamo nati in questo. Tu non sei diventato peccatore, sei nato peccatore. Il fatto che hai peccato è una dimostrazione di quello che eri per natura, perché tutti hanno peccato. Se tutti hanno peccato, significa che nessuno di noi corrispondeva più all'intenzione originale di Dio. Ecco perché la croce, ecco perché la salvezza. Quindi Adamo, dopo la caduta, trasferisce la sua somiglianza, non più quella di Dio. In altri termini, Adamo sulla terra, dopo la caduta, non è più la proiezione dell'immagine di Dio. Vedendo Adamo non si viene a conoscere Dio. Solo con l'ultimo Adamo lo conosciamo come Dio. Vediamo perché dobbiamo essere cambiati. Se non corrispondiamo più all'intenzione originale di Dio, abbiamo bisogno di essere cambiati e trasformati. Amen? Perché Dio non cambia idea, siamo noi che dobbiamo cambiare. Romani 12, 1 e 2. Vi esorto dunque, fratelli, quindi parla a fratelli, persone nate di nuovo, amen? Per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, che è il vostro ragionevole servizio. Perché i corpi? Perché la somiglianza si vede nei corpi, non si vede nello spirito. Quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio? Cos'è accettevole? Quello che corrisponde alle sue intenzioni. Amen? Ciò che non corrisponde alle sue intenzioni non è accettevole. Questo è il mio amato figlio nel quale mi sono, quindi era accettevole. E poi dice nel verso 2, e non vi conformate. Ognuno dica conformare. Che significa conformarsi? Significa aderire ai modelli del mondo, alla mentalità del mondo, al modo di ragionare del mondo, perché lui dice: se voi siete fratelli e siete nati di nuovo e avete dentro di voi l'immagine di Dio, non potete avere la somiglianza del mondo, dovete anche avere la somiglianza di Dio. Non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Cos'è che rinnova la nostra mente? La nostra mente è rinnovata solo dalla parola di Dio. In altri termini, fino a che non conosco la parola di Dio, non c'è nessun cambiamento vero nella mia vita. Affinché conosciate per... Quando una persona conosce per esperienza, fa esperienza, sperimenta, è visibile quello che vive. Quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Quindi veniamo trasformati mediante il rinnovamento della mente. Ma cosa rinnova la mia mente? La conoscenza della verità. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Quando io conosco la mente di Dio, io non sono più conformato alla mentalità del mondo, acquisisco la mentalità di Dio, la mentalità del regno. Romani 8:29 ci dice qual è l'intenzione di Dio, il suo progetto eterno. Perché questo non è cominciato nel tempo, Dio l'ha progettato nell'eternità. Guardate cosa dice: poiché quelli che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi
all'immagine, e qui la parola usata è eikon, che significa, può significare un'immagine, ma può significare una somiglianza. Allora, quando si tratta di forma, non si parla mai dello spirito, si parla sempre di condotta. Dio formò l'uomo, ma lo creò nello spirito. Quindi essere conformi, qui la migliore traduzione non è all'immagine, è alla somiglianza del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Quindi la parola eikon significa un'immagine, una figura o una somiglianza. Quindi puoi usare la parola immagine o la parola somiglianza secondo il contesto, ma in questo contesto non è l'immagine. L'immagine la ricevi subito, non è un processo. La somiglianza è un processo. Quindi se lui ci ha predestinati ad essere conformi, non è solo all'immagine, ma anche alla somiglianza, perché l'intenzione originale di Dio è immagine e somiglianza, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. In altri termini, lui è il primogenito, lui è il modello, lui è lo stampo, e tutti noi dobbiamo essere come lui. Tutto ciò che non assomiglia a Gesù non ha futuro. Siete qua? Quindi tutto ciò che nella nostra vita non è conforme all'immagine del Figlio di Dio non ha futuro. Allora è buono che cambiamo subito, che siamo trasformati. La trasformazione è il processo, l'essere conformati è il prodotto finale. Ora ve lo spiego con un esempio. Quanti di voi vi piace l'olio di oliva? Per arrivare all'olio di oliva c'è un processo. Prima ci devono essere le piante di olivo, poi le devi coltivare, poi devi raccogliere le olive, poi devi portarle al frantoio, le devi macinare e devi prendere l'olio. E se tu sei un'industria che produce olio, tu lo imbottigli nelle stesse bottiglie e ci metti la stessa etichetta, quindi il prodotto finale è la bottiglia ed è conformata a uno standard e a un modello, difatti si chiama DOP o DOC, di origine controllata. Allora il prodotto finale è conformato a un modello già prestabilito da prima di come deve essere, ma per arrivare al prodotto finale conformato al modello c'è un processo. Il processo si chiama trasformazione, il prodotto finale è conformato. Qual è il prodotto finale? Gesù. E non ce ne sarà un altro. Come siamo messi noi? Dobbiamo essere confrontati col modello finale, perché Dio ha detto che tutti dobbiamo essere come Lui. Allora, se tutti dobbiamo essere come Lui, Dio non cambierà mai il suo piano e il suo progetto. Siamo noi che dobbiamo essere trasformati in un processo che ci portano a quel prodotto. Dobbiamo essere come Cristo Gesù. Perché è un processo? Perché cambiare non è facile. Ve ne siete accorti? Perché Paolo, dopo aver predicato il Vangelo ai Galati, prendete Galati 4,19, dice che è di nuovo in doglie. Quante donne ci sono qui che hanno avuto le doglie? Io non posso dirlo, l'ho visto, quelle di mia moglie. Ma non ho mai provato le doglie di parto. Le ho provate spiritualmente. Galati 4,19, Paolo, guardate cosa dice. Figli miei, a chi sta parlando? A credenti o non credenti? Che io partorisco di nuovo, finché Cristo sia formato in voi.
Quando Cristo è formato in noi, siamo conformati a Cristo. Amen? Ed essere conformati a Cristo è il processo che mi porta alla conclusione del modello. E Paolo cosa dice? È doloroso, vi partorisco di nuovo. Partorire è doloroso. In altri termini, ogni cambiamento è doloroso. E se uno non vuole soffrire per cambiare, soffre perché non è cambiato. Meglio soffrire per cambiare che soffrire perché non si è cambiati. Ma Paolo disse, finché Cristo sia formato in voi. Voglio che entra nel vostro cuore, nella vostra mente, nel vostro spirito, che Dio non cambia mai le sue intenzioni originali. Lui è l'Eterno e non muta. La Chiesa che si allontana dai modelli di Dio non è più la sua Chiesa. È una copia sbiadita della sua Chiesa. E se la Chiesa si allontana dal modello di Dio, non è più la luce. E Gesù ha detto, voi siete la luce, voi siete il sale, ma se il sale diventa insipido significa si conforma al mondo, che cosa deve dire al mondo se fa le stesse cose del mondo? E non voglio fare commenti, ma quando chi rappresenta la Chiesa parla lo stesso linguaggio che parla il mondo, non ha più niente da dire al mondo. Ascoltate, vi faccio riflettere un attimo. Nel momento in cui Adamo è caduto, sulla terra non c'è stata più la proiezione dell'immagine di Dio. Amen? Quindi se l'uomo voleva sapere come realmente è Dio, non poteva saperlo. Come faccio a trovare Dio? Perché tutte le religioni? Perché tutta la confusione? Perché l'uomo caduto non ha più l'immagine di Dio, non ti fa conoscere Dio. Ma Dio, per poterci fare sapere di nuovo qual era la sua intenzione originale e la sua immagine, sapete cosa ha dovuto fare? Ha dovuto fare rinunciare a suo figlio, glielo ha fatto rinunciare alla sua onniscienza, onnipresenza e onnipotenza e lo ha fatto venire in un corpo di carne affinché gli altri potessero vedere la somiglianza di Dio e l'immagine di Dio. Perché abbiamo detto che la somiglianza è visibile. Nel momento in cui lui è diventato visibile, non poteva essere più onnipresente, perché se era qua non era più là. E alcuni dicono, ma perché Dio non si fa vedere? Dio non si può fare vedere perché nel momento in cui si fa vedere nel visibile deve rinunciare ad essere onnipresente. Gesù per farsi visibile ha dovuto rinunciare alla sua onnipresenza. Ora andiamo subito al Giordano, quando Gesù si battezza. Matteo 3,17. Gesù viene al Giordano e si battezza. Ed ecco una voce dal cielo. Da dove è venuta la voce? È la voce di Dio. Amen? Cosa ha detto la voce dal cielo? Questi è il mio amato nel quale mi sono... In altri termini, Dio cosa ha detto? Ha testimoniato. Quando ha detto questi è il mio amato figlio, lui ha testimoniato, perché Gesù ancora non aveva cominciato il ministero, non aveva fatto niente, era semplicemente al battesimo. Nel battesimo Dio non ha testimoniato della somiglianza di Gesù, Dio ha testimoniato dell'immagine di Gesù che essendo il figlio è l'immagine di Dio.
Lui ha riportato l'immagine di Dio sulla terra. Chi conosce il Figlio? Chi rivela il Figlio? Quanti di voi siete figli? Quando siete nati vi siete rivelati voi o è nato vostro padre a rivelarvi? È il padre che rivela il Figlio, è il padre che dice questo è il mio figlio e lui dal cielo ha detto è mio figlio. Quindi ha detto, lui è la ripresentazione della mia intenzione originale. Mio amato figlio. Quindi Dio al Giordano testimonia dell'immagine di Gesù. Le opere che Gesù ha fatto testimoniano che lui ha la somiglianza, chi ha visto me ha visto il Padre. Dell'immagine testimonia il Padre, della somiglianza testimoniano le opere. Creato a immagine e somiglianza. Facciamo il riepilogo di quello che abbiamo detto la volta scorsa. Abbiamo parlato del parallelismo tra il primo Adamo e l'ultimo Adamo. Facciamo un piccolo riepilogo e aggiungiamo dell'altro. Abbiamo detto che 1 Corinzi 15, 45, che il primo uomo Adamo divenne un'anima vivente, ma l'ultimo Adamo è spirito che dà la vita. Quindi vedete che qui già c'è un paragone. Il primo è anima vivente, l'ultimo è spirito che dà la vita. Lui ha detto, io sono la via, la verità e la... Io sono venuto perché abbiano... Tutte e due hanno un inizio miracoloso. Adamo è stato creato e poi formato. Gesù non poteva essere creato, è increato, perché l'io sono, ma gli è stato formato un corpo per venire sulla terra. Tu non hai voluto sacrificio né offerta, tu mi hai formato un corpo. Quindi lui... Quando è venuto per ripresentarci quello che Adamo non aveva più fatto vedere, l'immagine dell'invisibile Dio. Perché Dio invisibile vuole diventare visibile nella sua creatura sulla terra che rispecchia la sua immagine e la sua somiglianza. Prendete questa scrittura, 2 Corinzi 4:4. Nei quali il Dio di questo secolo ha accecato le menti di quelli che non credono. Quindi tu puoi essere intelligente quanto vuoi, la persona più intelligente sono quelli che credono. Affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo che è quell'immagine che Adamo ha fallito di fare vedere quando è venuto Gesù, è venuto a farci vedere l'immagine e la somiglianza di Dio di nuovo. Amen. Cosa fa il nemico? Siccome non c'ha nessuna possibilità di negare lui, cerca di accecare le menti per non farlo vedere. Qual è lo scopo della predicazione dell'Evangelo? Fare cadere le scaglie dagli occhi e svergognare la sconfitta di Satana ed esaltare la vittoria di Gesù Cristo. Così che le persone aprono gli occhi e vedono qual è la verità. Quindi, Gesù è l'immagine di Dio. L'uomo è stato fatto all'immagine di Dio, ma Gesù è l'immagine di Dio. Giovanni Vangelo 1 verso 3. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui. Lui è uno di quelli con cui dice Dio, diceva facciamo.
Perché se tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, la parola, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. Dillo, senza di Lui neanche io sono stato fatto. In altri termini, tu ci sei perché Lui ti ha voluto, e Lui ti ha voluto con un proposito, e Lui vuole che tu conosci il proposito per cui Lui ti ha voluto. Andiamo a vedere Colossesi 1:15 a seguire, perché questo è potente, si lega molto fortemente insieme. Lui è l'immagine dell'invisibile Dio. Tu vuoi conoscere Dio? Guarda Gesù. Lui è l'immagine e la somiglianza. Lui è la rappresentazione del modello originale di Dio sulla terra. Colossesi 1:15-16. Egli è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra. Allora, per evitare che uno possa pensare che Gesù è una creatura, dice che in Lui sono state create tutte le cose. Com'è possibile che Lui è il primogenito delle ogni creatura e che nello stesso tempo è il creatore? Perché come creatore si è fatto creatura ed è il primogenito che è risuscitato dai morti, è il capostipite della nuova nascita, è il capostipite di tutti quelli che corrispondono all'intenzione originale di Dio. Poiché in Lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili, troni, signorie, principati e potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e... Qual è lo scopo perché tu esisti? Tu esisti per Lui. Fino a che tu non sai che lo scopo per cui sei stato creato è Lui, sarai sempre confuso. Perché guardate che rivelazione tremenda, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. In altri termini, chiunque vive fuori di Lui non ha capito perché vive. Noi dobbiamo vivere in Cristo. Se uno è in Cristo, egli è una nuova, e la nuova creazione corrisponde all'intenzione originale di Dio. Amen. Perché la nuova creazione è la restaurazione dell'intenzione originale di Dio. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Adamo è il primo della creazione dell'essere umano. Lui è il primo della nuova creazione. Adamo, quando è stato creato, era perfetto, innocente, santo e aveva buona relazione con Dio, con cui passeggiava ogni giorno sul far della sera, con sua moglie, con cui non ha mai litigato finché non è entrato il serpente nel giardino. Ma non aveva il telefono. Asciutamoli il telefono. Aveva una buona relazione con l'ambiente. Aveva una buona relazione col mondo spirituale. Io credo che l'Eden era popolato da angeli. Era un portale. Quindi lui viveva in uno stato meraviglioso e perfetto. Anche Gesù è senza peccato. Poiché è senza peccato, significa non ha mai mancato nessun bersaglio. Perché peccare significa mancare il... E se lui non ha mancato nessun bersaglio, è perché è stato sempre ubbidiente. Adamo è il capostipite dell'umanità. Gesù è il capostipite della nuova creazione. Non si può essere nuove creature se non in Cristo. Non c'è un'alternativa. Non pensate che ci siano religioni che portano la salvezza. O è in Cristo o non ce n'è. C'è
Ci potranno perseguitare quanto vogliamo, la verità è una sola. Ed è una persona, è Gesù. Adamo ha dato vita naturale alle persone che ha generato. Gesù è la vita e dà la vita eterna a tutti quelli che credono in Lui. A tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare? Un altro parallelismo. Adamo è nato per governare. Gesù è nato per essere re. Perché cosa abbiamo letto? E abbia dominio. Facciamo l'uomo e abbia? Quindi l'uomo doveva avere il dominio sulla terra, governare la terra. Perché cosa è nato Gesù? Andiamocelo a vedere mentre si trova davanti a Pilato. Il governatore romano si trova davanti al governatore dell'universo, ma non lo sa. E gli fa delle domande. Giovanni 18, verso 33. Guardate cosa gli dice. Pilato dunque rientrò nel pretorio, chiamò Gesù e gli disse: sei tu il re dei giudei? Gesù gli rispose: dici questo da te stesso oppure altri te lo hanno detto di me? Questo è potente. Quando parli, parli perché l'hai sentito dire o perché sei convinto di quello che dici? Andiamo avanti. Pilato gli rispose: sono io forse giudeo? La tua nazione e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato nelle mie mani. Che hai fatto? Andiamo ancora avanti. Gesù rispose: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servi combatterebbero affinché io non fossi dato in mano dei giudei. Notate che mentre Pilato ha detto ti hanno dato nelle mie mani, Gesù ha detto che lui non è stato dato nelle mani di Pilato, è stato dato nelle mani dei giudei, sono stati i giudei che l'hanno dato a Pilato. Cioè il popolo di Israele era così lontano dall'immagine e la somiglianza di Dio che quando l'immagine e la somiglianza di Dio sono stati mostrati sulla terra lo hanno crocifisso. Questo dice la lontananza di Dio, dell'uomo dai modelli di Dio. E poi Gesù disse: ma ora, non sempre, perché il suo regno non avrà mai fine, ora in quel tempo, il mio regno non è di qui, ma lui verrà a regnare come seme di Davide, perché lui è il re del re e signore dei signori. Ma lui gli dice: questo non è il tempo che io devo regnare, questo è il tempo del regno spirituale. Prima dobbiamo fare i sudditi, poi avremo il regno, la nuova creazione. Andiamo avanti. Allora Pilato gli disse: dunque sei tu re? Gesù rispose: tu dici giustamente che io sono re, per questo io sono nato. Perché è nato? Per essere? E per questo sono venuto nel mondo. Per rendere testimonianza alla verità. Chiunque per la verità ascolta la mia voce. In altri termini, se Gesù non fosse venuto non avremmo mai saputo la verità e saremmo stati tutti ingannati, ma poiché lui è venuto ed è venuto a testimoniare della verità, la verità ha esposto le menzogne di Satana. Quindi lui cosa ha detto? Tu dici giustamente che io sono re, anche se per ora non è visibile. Perché Dio comincia sempre nello spirito, con la creazione. Dio comincia con la nuova creazione e poi ci sarà la manifestazione del regno. E poi vi ricordo una cosa che abbiamo detto domenica scorsa. Dal sonno profondo di Adamo è venuta fuori la sposa. Dio fece cadere un sonno profondo su Adamo. Trasse una costola e da quella formò la donna. La donna era stata creata perché li creò maschio e femmina. È stato formato il corpo attraverso il corpo di Adamo.
da una ferita nel costato, perché per trarre una costola devi aprire il costato, è nata la moglie di Adamo, Eva, la madre di tutti i viventi. E quando Gesù era in un profondo sonno di morte, perché lo hanno trafitto con la lancia per vedere se era morto, sono andato a verificare che era morto. Mentre lui era nel profondo sonno della morte, una lancia gli ha trafitto il costato ed è uscito sangue e acqua. E lì è nata la sposa di Cristo, la Chiesa. Nello Spirito la Chiesa è nata dal costato di Gesù. Questo era il riepilogo, un po' cambiato, che non sono capace di dirlo uguale. Parliamo ora di altro, un altro parallelismo. Tutte e due, il primo Adamo e l'ultimo Adamo, sono stati provati, testati per vedere se erano ubbidienti. Dio disse ad Adamo: mangia pure dell'albero della conoscenza, liberamente dell'albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo tu muori e tu morrai. E Adamo ha disubbidito. Nel momento in cui ha ascoltato la parola del serpente, ha lasciato la parola di Dio e si è schierato dalla parte del serpente. Quindi non ha superato il test, perché l'intenzione originale di Dio era proiettare e ripresentare in maniera visibile Dio sulla terra, ma uno che disubbidisce Dio non rappresenta più Dio. Poi viene l'ultimo Adamo e viene condotto dallo Spirito nel deserto. E anche lui è provato 40 giorni, ma alla fine ne esce totalmente vittorioso. Lui rimane fermo nella sua identità. È la prima tentazione: se tu sei il figlio di Dio. Ma il padre cosa aveva detto? Questo è il mio amato? Quello che io voglio che voi sappiate una cosa: voi siete quello che Dio ha detto che voi siete, indipendentemente da quello che vedete. Dice: ma io ancora non sono perfetto. Ma sei stato scelto. Dillo: scelto anche se non perfetto. E poiché sono stato scelto, non rimango come sono, diventerò perfetto. Quindi che succede? Che uno fallisce e l'altro invece esce vittorioso dal deserto nel potere dello Spirito Santo. Adamo è testato nell'ubbidienza e fu disubbidiente. Gesù fu ubbidiente fino, alcuni sono ubbidienti fino a che non gli costa troppo, ma Gesù fu ubbidiente fino al sacrificio estremo. Prendete Filippesi 2,8. È trovato nell'esteriore. Perché cosa si vede? L'immagine o la somiglianza? La somiglianza si vede, l'interiore non si vede. Lui è l'immagine. Nell'esteriore simile a un uomo, abbassò se stesso divenendo ubbidiente fino alla morte della croce. Per questo Dio lo ha innalzato e per questo Adamo è stato abbassato. L'ubbidienza ti innalza e la disubbidienza ti abbassa. Amen? Dillo: io voglio essere ubbidiente, anche quando costa tanto. Perché alcuni, quando comincia a costare, che non sei più popolare quando ubbidisci, che molti sono ubbidienti quando diventano popolari, ma ubbidire non è sempre popolare. Essere la voce fuori dal coro non è popolare, ma è testimoniare.
e dire la verità qual è. Poi ti metteranno in ridicolo, va bene, ma non te ne frega niente, tu hai detto la verità. Adamo per il suo peccato fu giudicato, ascoltate, lui non fu maledetto, il serpente fu maledetto. Se Dio l'avesse maledetto insieme a sua moglie non ci sarebbe stata possibilità di redenzione, perché lui è l'Eterno e non muta, non può cambiare quello che dice. Adamo fu giudicato, è corretto. Eva fu giudicata, è corretta. Gesù si è caricato del giudizio che noi meritavamo per i nostri peccati, le nostre trasgressioni, le nostre iniquità, e si è caricato di tutto quello che noi dovevamo caricarci e l'ha portato al posto nostro. Il giudizio e il castigo per cui abbiamo pace è stato su di lui. Lui sulla croce è diventato quello che noi eravamo per farci diventare quello che lui è. Lui è stato giudicato come Adamo è stato giudicato, il primo Adamo è stato giudicato, l'ultimo Adamo è stato giudicato. Il primo Adamo ha portato la morte, l'ultimo Adamo ha vinto la morte e ha portato la vita eterna. Cosa ha prodotto il peccato di Adamo sulla terra? La terra ti produrrà spine. E tutta la creazione è stata sottoposta a vanità a motivo di colui che gliel'ha sottoposta, e la manifestazione, cosa aspetta la creazione? La manifestazione dei figli di Dio. Cosa aspetta la creazione? Che l'intenzione originale di Dio sia restaurata sulla terra. Quindi Adamo porta maledizione a motivo della sua ribellione, e Gesù si mette le spine sul capo e va a espiare la maledizione che ha portato Adamo con la sua disubbidienza, e ci riporta la benedizione, perché in lui siamo stati benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Restaurazione. Ora ascoltate. Noi, anche senza volerlo, perché non l'abbiamo scelto, siamo stati collegati ad Adamo nella sua caduta. Tutti noi siamo nati peccatori, senza manco avere commesso peccato. Infatti la prima cosa che fa un piccerino appena nasce, si mette a piangere. Sei un peccatore, ma io non ho fatto niente. Perché per natura... Perché Adamo ha generato alla sua immagine e alla sua somiglianza. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma prima di peccare abbiamo ereditato la natura di peccato. E così, per mezzo di Adamo, abbiamo ereditato la natura di peccato. Ma per mezzo dell'ultimo Adamo siamo stati liberati dalla natura di peccato. Nuova creazione. La nuova creazione non è sottoposta al nemico. Sappiate una cosa, vi voglio dire questo: il nemico non ha nessuna autorità su di voi. Dillo, il nemico non ha nessuna autorità su di me. Sapete perché? Perché siete nuova creazione. Lui ha autorità solo sulla vecchia creazione, non ha nessuna autorità sulla nuova creazione. Anzi, la nuova creazione ha autorità sulla vecchia creazione. È il primo segno dei credenti: cacceranno demoni. Tu devi sapere chi sei. Nuova creazione in Cristo. La nuova creazione è superiore alla vecchia creazione. È il primo segno che tu fai parte della nuova creazione, che cacci i demoni. Quando eri in Adamo i demoni dominavano te, ora che sei in Cristo sei tu che domini i demoni. E ti devono ubbidire. Amen? Questa è chiarezza di conoscenza della verità. Andiamo all'ultima scrittura. Prima Giovanni 3,14. Noi sappiamo
Lo vuoi sapere? Cosa ha fatto Gesù? Ci ha fatto passare dalla morte alla... Come fai a sapere che sei passato dalla morte alla vita? Tu potresti dire sono passato dalla morte alla vita, ma come facciamo a sapere che sei passato dalla morte alla vita? Guardate cosa dice la parola di Dio, guardate cosa dice Giovanni l'Apostolo. Noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i... Questa cosa è l'immagine o la somiglianza? È la somiglianza. Ma se non hai l'immagine, non ci arriverai mai là. Perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Ma lo Spirito Santo può andare a dimorare in uno che non è nuova creatura? Perché amiamo i fratelli. Chi non ama il proprio fratello rimane nella... Significa ancora in Adamo. La morte è stata conseguenza della condotta di Adamo. Ma l'amore è la conseguenza che sei in Cristo. Perché cosa ha detto Gesù? Da questo riconosceranno tutti. Ma le persone vedono l'immagine o vedono la somiglianza? L'amore che cos'è? Espressione dell'immagine o espressione della somiglianza? Ma se non hai l'immagine non puoi manifestare la somiglianza. Da questo riconosceranno tutti che siete miei discepoli, non perché frequentate una chiesa, non perché fate un servizio in chiesa, non perché vi hanno dato un'etichetta, non perché avete fatto la scuola biblica, ma da questo riconosceranno tutti, non dalla posizione, ma dal fatto che sei l'espressione dell'amore di Dio sulla terra. Conforme alla sua somiglianza, e Dio è amore. Quando noi camminiamo nell'amore, l'amore di Dio, che prima di tutto è santo, amen? Ma perché oggi c'è un'altra idea, uno basta che lo ama, basta che uno si ama. Uè, scusate, quello non è l'amore di Dio, quello è l'amore della carne, quello è perversione. Non confondiamo le cose sante con le cose abominevoli. Da questo riconosceranno, dall'amore che sorge dalla croce. Chi sono i suoi e chi non sono i suoi. E la parola di Dio dice tutti lo riconosceranno. E abbiamo amore, è il DNA della famiglia. L'immagine della famiglia e la somiglianza della famiglia, l'amore di Dio che sopravanza ogni conoscenza. Questo amore è capace di redimere chiunque in qualsiasi condizione si sia potuto cacciare di peccato, ma questo amore non si confonde mai con il peccato. Amen. Facciamo un grande applauso al nostro Re. Alleluia! Oh Rabakashata Rabassanda Ramada Jesus. Rebarakashanda Ramassanda Ramada Jesus. Alziamo le nostre mani davanti alla sua presenza e cominciamo ad adorare. Alziamoci in piedi. La rivelazione della parola negli ultimi tempi crescerà. C'è accelerazione. E l'accelerazione è sempre nel ritornare alle intenzioni originali di Dio. Più cammini nelle intenzioni originali di Dio, più Dio scatena la provvidenza nella tua vita.
Adamo, prima di cadere, non si doveva preoccupare di se stesso. Cominciò a preoccuparsi di se stesso dopo la caduta. Se noi dobbiamo restaurare i modelli, dobbiamo cercare prima. Cosa dobbiamo cercare prima? E tutte le altre cose? In altri termini, non sarà più una tua preoccupazione pensare alle altre cose se tu pensi prima al regno di Dio, ma se tu pensi prima alle altre cose e trascuri il regno di Dio, sei fuori dalla intenzione originale. E Dio non ti provvede se sei fuori dalle sue intenzioni, Dio ti provvede nelle sue intenzioni. Io vorrei che questo potesse entrare. Quando tu entri nell'intenzione originale di Dio, nella sua intenzione originale c'è: cercate prima il regno e tutte le altre cose vi saranno. Non ti dice di cercare le cose, dice il mondo cerca cose, noi cerchiamo il regno. Questa è la rivoluzione del regno. Alleluia. Alza le tue mani e adora.